Benvenuti nel cuore di Tokyo per questo speciale SciTech. Abbiamo un accesso esclusivo ad alcune aziende giapponesi che la prossima settimana svelano le loro innovazioni alla fiera della tecnologia del SEBI di Hannover. Vediamo che c'è di nuovo. Iniziamo con le startup che creano prodotti destinati all'Internet delle cose. Fra queste, Serevo, azienda dalla vasta gamma di dispositivi connessi a internet, presenta una lampada controllata dal comando vocale e le scarpe legate alla realtà virtuale. Turn on. Queste scarpe sono le prime al mondo collegate alla realtà virtuale. Al loro interno ci sono diversi tipi di sensori, oltre a un motorino. Una volta indossate, mentre si cammina nella realtà virtuale, si percepisce la superficie virtuale, le pietre, il legno, la neve, ancora sensazioni analoghe. A total of 118 aziende nipponiche preparano il loro sbarco al SEBI di Hannover. Molte di queste presenteranno prodotti che sono già sul mercato giapponese, ma solo adesso faranno il loro debutto in Europa. Fra questi prodotti spicca una macchina della Epson che ricicla senza aggiunta di acqua la carta già adoperata e in pochi minuti sforna fogli pronti all'uso. Vi racconto qualcosa di Paper Lab. Qui si mettono i fogli che sono stati adoperati e possono contenere anche informazioni aziendali riservate. Li mettiamo nella macchina che li trasforma in questa fibra, il tutto senza l'aggiunta d'acqua. Poi le fibre vengono riaggregate e ridiventano carta. La fase successiva è la produzione di fogli di carta come questo. Con Paper Lab le aziende possono riciclare la loro carta. Epson la commercializza come un dispositivo utile per le società che vogliono cancellare definitivamente i vecchi documenti che contenevano segreti aziendali. Oggi i nostri clienti spendono molto per la cancellazione o la distruzione delle loro informazioni riservate, mentre con la nostra macchina il cliente può cancellare tutto subito e sul posto. Il Giappone presenterà al SEBIT il suo know-how e intende promuovere un nuovo concetto, la società 5.0, una visione avanzata del mondo digitale. Il direttore della Hitachi, che rappresenta il Giappone dell'Information Technology, spiega la sua visione delle cose. Quali sono i vostri programmi oggi? Il Giappone è forte nel settore tecnologico, sulla fisica dei materiali, le nanotecnologie e i sensori. Unendo queste tecnologie insieme, potremmo realizzare rapidamente la società 5.0 in modo da risolvere i problemi sociali mondiali e diffondere il concetto in tutto il mondo. Un altro prodotto che debutta al SEBIT è un sistema di tracciamento della Hitachi. Il concetto è quello di raccogliere dati anonimi sui percorsi delle persone a piedi, la direzione e la velocità, per aiutare a gestire meglio le folle negli spazi pubblici. Si tratta di un sistema che utilizza il laser per effettuare il controllo dei movimenti di persone e oggetti senza dover includere alcun particolare sensore. Con i risultati di questo monitoraggio è possibile svolgere attività di ricerca su come le persone si muovono nell'ambiente. Abbiamo usato dei punti rossi per indicare le persone. Questo punto sono io e se torno indietro puoi tracciare il movimento così come la velocità o altri dati. Molti dei nuovi prodotti sono interessanti per aziende e governi, altri sono destinati a famelici consumatori di tecnologia. Questo è un robot casalingo con proiettore. Può muoversi in autonomia dentro la casa. Per esempio potrà sganciarsi dal dock di ricarica e venire nella vostra camera da letto ogni mattina alle 7, attivare buona musica e quando vi svegliate può proiettare le condizioni del traffico sul soffitto della stanza. Questo è il nostro futuro. Questo è quanto per ora, ma ritroveremo tutti i tipi di innovazioni giapponesi di punta al SEBIT di Hannover la prossima settimana su Euronews ed euronews.com.